Alessandra Tabernacolo nei giorni scorsi a Palazzo Baronale, un incontro con i rappresentanti di tutte le parrocchie, dei luoghi di culto della città, presto in arrivo dei finanziamenti. Sono dei finanziamenti arrivati dal Ministero della Famiglia che sono stati distribuiti a ben 17 enti di culto sul territorio. Si è inteso destinare questi fondi alle chiese proprio perché potessero fare attività di sostegno a circa 500 ragazzini torresi. L'idea di destinarli alle chiese nasce dalla possibilità anche di ringraziarli per l'attività che hanno svolto durante la pandemia a sostegno dei cittadini torresi e al soddisfacimento delle loro esigenze. Questi fondi saranno distribuiti e saranno utilizzati per attività di doposcuola, attività di intrattenimento, comunque attività che permetteranno ai ragazzi torresi nel pomeriggio di essere impegnati. Quindi attività ludiche, ricreative, ma in particolare si andranno a selezionare ragazzi più disagiati. Sì, infatti proprio per questo nasce anche l'idea di destinare alle chiese, perché rappresentano delle comunità che comunque conoscono le esigenze delle famiglie e hanno anche le capacità di individuare quei ragazzini che hanno più esigenza di essere raccolti e quindi di evitare la dispersione. Quando inizieranno queste attività e per quanto tempo? Le chiese hanno già firmato le convenzioni, quindi partiranno a brevissimo, il tempo di organizzare le progettualità che sono arrivate. Dureranno fino al 31 dicembre. È doveroso fare un ringraziamento alla dirigenza che in tempi celeri ha attivato questo bando, all'assessore Graziella Pirozzi e al consigliere Antonio D'Ambrosio che insieme a me ha curato tutto l'iter. Grazie. Thank you.